Domenica 5 novembre, una giornata particolare per la Coldiretti di Alessandria perché celebra in anteprima nazionale la giornata del ringraziamento e quest'anno avrà come tema appunto nazionale la terra ospitale, dove veramente si racchiude un messaggio molto importante dei nostri coltivatori, ma è un momento importante anche per la Federazione Alessandrina perché si presenta non diciamo soltanto un bilancio ma qualcosa di più dell'annata agraria, un'annata agraria particolare anche questa, vero Presidente? Sì, una grata agraria molto particolare perché è stata determinata logicamente da condizioni atmosferiche avverse, specialmente nel primo inizio dell'anno. Parliamo delle gelate, parliamo della grandine, poi nel secondo semestre c'è stato logicamente la siccità e sono condizioni che logicamente hanno condizionato le rese, hanno condizionato anche la nostra campagna. Per fortuna è rimasta inalterata su tanti prodotti la qualità. Sì, qua infatti noi abbiamo detto più volte, ne ha risentito la quantità ma non la qualità delle produzioni Made in Italy. Sì, perché c'è stato logicamente un grande lavoro della Coldiretti anche con i nostri tecnici nelle zone per dare ausilio ai nostri agricoltori attraverso metodi culturali che hanno saputo comunque contenere certe avversità e per fortuna la qualità non ha risentito. Questa festa è errante, si può dire, perché ogni anno cambiamo zona e quest'anno ho deciso di farla a Casale perché, posso anche dirlo, non mi presenterò più al rinnovo della mia carica e dunque volevo finire in bellezza con una bella festa. Doppiamente contento, se non magari gli altri no, che è una giornata piovigginosa, però vede, magari bisogna anche ringraziare per questa cosa.